rispetto anche a quello che si è fatto per l'altro, rispetto anche ai vari campi, perché poi dopo questa giacca è stata creata in questi 3 anni quasi quotidianamente, perché nessuno poi ha capito e capisce l'importanza della responsabilità rispetto al ruolo politico. Qualcuno crede che poi attraverso l'aumento dell'incarico politico una maggiore visibilità, però è chiaro che in tutte le cose, più c'è la visibilità, più c'è l'impegno, più sono gli obblighi, più sono ovviamente le responsabilità. E allora rispetto ovviamente a questa fase, che poi stiamo facendo una discussione che mi sembra, diciamo, un po' fastidiato, ovviamente una passionata di due fasi, che ci siamo parlando a come stiamo possiamo votare, perché siamo la vera città mancato la colazione, però credo sia importante chiarire alla città anche il senso dei 6x3 sostanzialmente. Era soltanto per far comprendere alla città, ai cittadini, che cosa andavamo a distribuire questa sera. Non era propaganda elettorale, non era salvati e non salvati e tutti. Ho detto semplicemente che distribuivamo parlare, strade, delle scuole, delle politiche sociali. Io credo che, e penso anche perché dopo, che molto spesso anche l'altro che viene importante, anche la mancata conoscenza di tanti obiettivi di questa amministrazione, da parte dell'ente anche di quei consiglieri che però hanno deciso di farsi migliorare, è alla base ancora anche di questa amministrazione, perché insieme con me, con il presidente Santoro, il signor Raggi, da lontano, quindi che qua, perché io ho qualcosa. Quando si vedono realizzati le opere pubbliche che si parlava soltanto in maniera teorica, quindi gli inserimenti produttivi, ovviamente il polo scolastico, i fondi europei, però lo vediamo adesso, quello che a cui è poco realizzato, anche sulla istruzione, anche sulle istruzioni, l'anno scorso abbiamo assunto 27 dipendenti. Siamo con la coscienza, abbiamo lavorato veramente con un impegno
che questa città per portare a grandi risultati. Abbiamo bisogno, abbiamo ereditato, abbiamo bisogno di un fatto che non intende. Abbiamo costruito una consortile che sta facendo 13 assunzioni a tempo indeterminato. Parliamo di risultati straordinari per chi conosce la macchina amministrativa, per chi ha un'esperienza politica consolidata, non si sente per caso che si può fare, perché ovviamente una legge che impone l'elezione del primo cittadino con una maggioranza, chiaramente diciamo con il premio di maggioranza, anche perché il sottoscritto poi al secondo turno non ha potuto fare apparentemente per rispettare le 5 liste che dal primo giorno che sono state venute. Quanto poi ai risultati elettorali che ogni consiglio comunale italiano in questa parte poche centinaia di voti, volevo ricordare che al secondo turno il sottoscritto ha vinto 850 voti in più. Parliamo di 20 voti a sezione, quindi per una maggioranza circa 4 punti percentuali, una maggioranza importante, nonostante il centro-sinistra era unito, nonostante parte del centro-destra ha votato il centro-sinistra, è stato dato un margine di legalità al nuovo centro-destra. Credo che pochi comuni della Campania hanno avuto questo ponte per un altro sindaco di centro-destra dopo ovviamente un centro-destra che è andato alle voti della giudiziaria. Giudiziale. Eventualmente per Fernando